Ah, regà, buongiorno. Sono le 4 e 40, 50. E 50 per fare Adesso andiamo a Brascio col treno e poi dopo andiamo a Brann, che ci sta il castello di Brann, ovvero il castello di Frankenstein. E poi dopo il castello di Frankenstein andiamo al castello di Dracula per vedere Dracula. E ci cingiamo ad andare, però sbrighiamoci che è tardi, ragazzi. C'è una porta che si apre. Sono in Romania, sta. Hanno visto i meme cosa? Che? I meme su Facebook di... Hai presente gli scherzi epici finiti male? Sì. Forza. Ragazzi, abbiamo ufficialmente messo piede a Brașov, questa città maestosa della Transilvania. Quindi ora prenderemo i biglietti per Brann, per il castello di Brann, e poi andremo a prendere qualcosa da mangiare perché abbiamo fame, capito? Non mi fanno la marca. Ragazzi, non so se si vede, ma sta nevicando. Si vede? No. Comunque nevica. Abbiamo anche la mountain. Ma io perché quanto mangio Brann. Ehi, anche tu hai appena mangiato dei tucca alla paprika e stai in Romania e non sai come arrivare a Brann? Allora dovresti provare il bottiglione da esattamente 2,25 litri di Mountain. Senti come fa. È dissetante. Dovreste provare tutti la Mountain Dew direttamente dalla Romania. Mountain Dew, e il dissetato sei tu. Alla fine abbiamo deciso di prendere un taxi perché l'autobus passava troppo tardi. Ragazzi, siamo arrivati a Brann. Adesso andiamo un attimo in bagno, facciamo la tappa in bagno e poi andiamo a vedere il castello. Come può mancare una crepa alla Nutella? Qui. Borraccia di acciaio nera della Frendo, solo in zone fredde. Siamo appena entrati nel castello del signor Vladimir, detto Vladimir Dracula. Questa è una salita. Dracula. C'è anche molta neve. No, che peccato, sto ristrutturando. Ahimè. Adesso entriamo nella stanza segreta. È strettissimo. Avete sentito quel suono che sta in quella clip dove salgo le scale? No. Ecco, io questo suono l'ho sentito per la prima volta dopo aver rivisto appunto le clip mentre facevo il lavoro di post-produzione, quindi il montaggio. E non, io credo che non sia un fantasma, però è una cosa molto strana, specialmente nel castello di Dracula. Quindi lascio a voi delle conclusioni. Io non voglio comunque indirizzarvi verso il pensiero che sia uno spirito o addirittura lo spirito di
Vladimir, detto Vladimir Dracula. Quindi Fabio, cos'hai? Qualcosa ha rubato Fabio. Guarda, ci sta l'insegna, sta scritto di qua. Apri la vostra testa. Ti passiamo la nota. Fabio. Lui. Che c'hai? Non so. Ma che c'hai qua? Non so. Sì, ma cosa la telecamera? La visita al castello, ragazzi, è finita. Adesso torniamo. Sto per scivolare. Torniamo in città. Città, paese. E poi torniamo. Fuori dal castello c'è anche un bel parco che può essere visitato. Stiamo tornando a Brashov e abbiamo preso il pullman. Domani. Perché il taxi non c'era, quindi abbiamo optato per questa soluzione più economica, ovviamente. 7 lei circa, ma che cazzo, 7 lei che sono 2 euro più o meno, 1,50 euro, 2 euro più o meno. Guardate che bella pizza qui in Romania. Guarda qui. Oh, è buona. Visto che abbiamo scoperto che c'è un umano anche qui a Brashov, ci stiamo dirigendo lì. Non lo possiamo lasciare lì da solo. Ora so cosa mangiare durante il viaggio per tornare a Bucarest. Raga, il nostro treno doveva partire alle 16:40, sono le 17:00, ancora non è partito. Quindi speriamo che sia questo il treno, se no forse il problema è il giorno. Venerdì 17, 2017. Abbiamo dovuto cambiare il treno perché non era il nostro. Quanto mai non succede qua? Alla fine era andata male. Siamo a Predal, quindi positivo. Predal, il famoso paese dove nacque quel famoso scrittore. Ma c'è la stazione sciistica qui. Ora siamo a KFC. Questa è la mia prima volta. Di cosa fa mai? Di pollo. Di pollo. Il ketchup non è buono, ma sa di... Non è buono il ketchup. Eh? È buonissimo, non è buono, è buonissimo. Non mi piace. E anche questa sera possiamo andare al bagno felice. Oh, artigianica per casa. Perfetto. Bentornati a tutti! Porca troia! Il nostro viaggio in Transilvania è appena concluso e ci stiamo avvicinando al centro della Romania, cioè al centro di Bucarest.
Oggi è il 17 gennaio, venerdì 17. Tra l'altro è anche San Patrizio, la festa di San Patrizio, tipica festa irlandese festeggiata in Romania. Nostri locali diverso genere musicale aperti. Noi andiamo a quello della Guinness, ovviamente, tipico irlandese. Quella musica sono da lì, sono vero. Niente. No. Sa che è immenso. 19 lei. Ma dopo. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's